Grande successo per il primo dei due appuntamenti delle Fonti Awards, tenutosi lunedì 13 novembre 2017 nella prestigiosa location di Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana, con il patrocinio della Commissione Europea. L'evento ha registrato il sold out con oltre 50 studi legali e 30 tra imprese, compagnie assicurative e società finanziarie, presenti alla manifestazione del riconoscimento delle eccellenze italiane per antonomasia. Studio professionale dell'anno, consulenza finanza straordinaria, il premio viene assegnato allo studio associato Molaro Pezzetta Romanelli del Fabbro. Come studio professionale dell'anno, consulenza finanza straordinaria per operare in maniera integrata nella business community locale, rappresentando un punto di riferimento territoriale e offrendo un approfondito livello di competenza professionale per la consulenza altamente personalizzata e l'ambizione di proseguire l'eccellenza. Studio associato Molaro Pezzetta Romanelli del Fabbro. Buonasera, complimenti. Ammazza, ma quanti siete? Buonasera, salve. Prossima volta facciamo wireless. Buonasera, complimenti. Grazie ancora, complimenti. Il suo studio ha vinto il premio Le Fonti come studio professionale dell'anno nel settore della consulenza nella finanza straordinaria. Come può commentare questa vittoria? Beh, innanzitutto ne siamo davvero onorati, perché è un riconoscimento che giudico molto bello, molto prestigioso e trovo che sia un momento di grande soddisfazione per noi. Il premio Le Fonti è un premio che accomuna imprenditori di successo, professionisti di standing, per cui essere inseriti in questa vostra graduatoria mi ha sicuramente emozionato, come ha emozionato tutto lo studio che lavora con me, quindi ne sono particolarmente felice e vi ringrazio. Con cadenza annuale il vostro studio bandisce un premio destinato ad uno studente universitario meritevole. Ce ne può parlare? Di cosa si tratta? Circa 5 anni fa noi abbiamo fatto una riflessione sul ruolo della professione sul territorio e su come potevamo convogliare le nostre energie anche a beneficio del territorio su cui noi operiamo. Noi operiamo a Udine, quindi in una città di provincia, in una città in cui esiste un ateneo anche con un certo prestigio, ma in cui i ragazzi hanno poche occasioni di sperimentare, diciamo, delle esperienze di lavoro sia in studi professionali sia nelle aziende, perché i collegamenti dell'università con il mondo del lavoro non sono così frequenti come sarebbe auspicabile. Per cui di concerto con l'università, quindi col sostegno del rettore e della facoltà di economia, noi abbiamo indetto un premio che sostanzialmente riconosce il sostenimento di tutti i costi per la partecipazione alla laurea magistrale, che sono quindi posti a carico dello studio, e dà l'opportunità al ragazzo che vince questo premio, quindi sulla base della tesi che fa alla fine del percorso triennale, di utilizzare un periodo di tempo per uno stage in studio e capire quindi se ci può essere una propensione per la professione, oppure cerchiamo di metterlo in contatto anche con realtà nostri clienti per permettergli di avere le informazioni necessarie per capire verso quale strada indirizzare il proprio futuro. E devo dire che ha riscosso un certo successo e un certo apprezzamento. Quali novità avete in serbo per il 2018? Allora, noi ci occupiamo, abbiamo vinto il premio per questo, di finanza straordinaria, di consulenza nella finanza straordinaria, per cui una delle cose che più mi soddisfa nella professione è quella di riuscire a trovare un equilibrio fra i desiderati di tutti i soggetti coinvolti in un'operazione di finanza straordinaria, per cui vorrei continuare a interloquire con gli imprenditori locali per fargli percepire il significato e il valore dell'apertura del capitale delle loro imprese al private equity piuttosto che comunque a investitori istituzionali, perché questo può rappresentare un'occasione di crescita sia per le loro aziende sia per loro come persone, come imprenditori. È una riflessione non facile nel nostro territorio, perché molto spesso gli imprenditori hanno una certa ritrosia ad aprire il capitale delle loro imprese e a fare operazioni di finanza straordinaria,
perché sono in qualche modo viziati nel giudizio dalle operazioni molto speculative che sono state fatte in passato. In realtà, nel momento in cui si riesce a far percepire il valore di operazioni di questo tipo e si riesce a convincere del fatto che la finanza può essere anche virtuosa, si possono costruire delle operazioni di grandissimo interesse, ed è quello di cui vogliamo dedicarci noi come studio.